Ciao amici di Italia Top Games, 4 punti in 2 partite per tornare in divisione 4. Ce la faremo? Speriamo. Mi è capitato un avversario in divisione 8, in teoria dovrebbe essere una passeggiata, ma qui non c'è mai la certezza di nulla nel campionato di football. Quindi c'è a scendere in campo e cercare di fare subito i primi 3 punti e poi magari la seconda partita pareggiarla e basta. Vediamo. Voglio tornare in divisione 4, voglio tornare in divisione 3. Vediamo che succede. Il gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Che cornice di pubblico splendida. È certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. Romario! Che gol! Ed è subito. Vabbè, forse è facile sti giri. Sapeva forse, che la squadra aveva bisogno di una sua giocata ed eccola, è quello che fanno i grandi campioni. E non poteva mancare un'occasione del genere. Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e concludere a rete, ma è riuscito a sfruttare al meglio un'imbeccata perfetta. Gran gol. Un gol nei primi minuti, forse un po' inatteso da entrambe le parti. Azione fallosa, nessun dubbio. L'arbitro ha optato per il giallo e ha deciso di punire il suo intervento. Fabio ha scherzato con il fuoco e ora si è bruciato. Non si può certo lamentare. Passaggio intercettato. Depay! È un grande riflesso qui. Non distraiamo. Un tiro decisivo. Invece l'estremo difensore ha reagito da campione. Sceglie di andare per vie verticali. Vede lo scatto e cerca la profondità. C'è un compagno largo, pronto a ricevere. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Ok, allora a questo punto tiriamo fuori Messi, che tanto è già livellato al massimo. Sembra di gioco. Eccolo qui, Messi. Niente di più facile. È stato invitato al banchetto e non ha rifiutato. Io provo a mettere dentro anche Osimhen. Lui è stato bravissimo ad approfittarne. Deve ancora livellarsi. Cambia solo Chiesa. Via. Ops, eccoci. Substitution on the field. Non credo davvero che fosse in programma. C'è già una prima sostituzione, però. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. La gara sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Non ha avuto paura di provare l'azione personale, un bel tentativo. La difesa fa troppa fatica ad arginarlo. Dovrebbero raddoppiare la marcatura su di lui, ma anche questo comporta dei rischi. Si avvicina alla porta. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Prova a darla profonda, nello spazio. Fa male i calcoli, il pallone non passa. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Ci prova con un pallone profondo. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Provano a partire in velocità. Vai Chiesa, vai. Destra. Riceve palla da dietro. Dentro il pallone. Raul! Ha ricevuto la palla sui piedi, ma non è riuscito a piazzarla dentro. Ha ricevuto un pallone d'oro, Fabio. Era forte e teso. Avrebbe potuto e dovuto metterla dentro. Ecco il tiro. Eccola la rete.
e con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Ragazzi, io non ci vedo niente di male in questo comportamento, come avete visto in qualche video l'ho fatto pure io. C'è chiaramente un dislivello eccessivo e ha voluto uscire. Io ripeto, il gioco adesso lo propone, non c'è il rischio di annullare la partita. Secondo me non c'è nulla affatto di male in questo comportamento. A me fa risparmiare tempo. Lui, tanto che chi gli cambia, ha capito che non era, purtroppo per lui, si è beccato un avversario che sta 3 divisioni sopra, come a me quando ero in divisione 3, in divisione 4 mi capitavano i divisione 1, che era una tragedia sostanzialmente per me, e sono uscito, punto. È giusto così, non si perde tempo. Il divertimento è comunque quando c'è un dislivello pari che cerchi di sforzarti per aumentare, ma lui non aveva nessuna possibilità contro di me, come io non avevo possibilità contro i divisione 1. Quindi, fin quando non arriva 3-0, 4-0, uno ci prova, ma poi lo capisce che, ecco, qui diciamo che è già differente, 5 contro 5, dai, un punticino almeno per salire, per tornare in quarta divisione. Nessun premio, ovviamente, ma io sono contento già di tornare in divisione 4. Vediamo che succede. Aia, questa non mi piace. Eccola qui. Così va meglio. Vediamo. Io provo chiesa, che è in alto. Poi al massimo si cambia. Ok, andiamo ragazzi, dai. Vediamo l'avversario. Sulla carta dovrei stare meglio io, sulla carta però dopo le partite c'è da vincerle in campo. È una boscovata però, è vero. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. La partita è già cominciata. Qui Fabio, siamo in presenza di uno dei più grandi portieri in circolazione. Ha la reattività di un felino e un fisico che nasconde la porta agli avversari. Ma si è sempre fatto notare anche per il carisma. Stiamo parlando di Der Titan, il titano libertario. Non c'è dubbio che i suoi difensori si sentano piuttosto tranquilli con lui come ultimo baluardo. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Deve solo tirare. No, così piano a canna non lo freghi. Anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Giocata difensiva di grande spessore. Rafael Leao la mette sul piano fisico e riconquista la palla. Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. Troppo lunga. Poi c'è il Der Titan. Controlla la palla e inizia ad accelerare. Tocco morbido. Grande Pujol.
ottima progressione. Pensa al tiro, niente male. Che parata! Certo, non un intervento di routine. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. No. Brutta questa transizione, ah. Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Se ne va. Può cercare il taglio in mezzo. La gioca in area. Prova la conclusione. E questa è un'altra grandissima parata. Qui si è davvero superato per prendere quel pallone. Certo, la difesa dovrebbe aiutarlo un po' di più. Bennacer. L'allenatore non può essere certo felice di questo passaggio. Palla a Bernardo Silva. È riuscito a passare. Darwin! Aia, 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 aia. Stavo troppo molle. Stavo troppo straordinaria molle. All'angolino, inutile l'intervento del portiere. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Calma. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Si riparte dall'1-0. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Ai ai, stanno correndo rischi da Raul. Chiedono il corner e l'arbitro è d'accordo. La mette dentro il rasoterra. Pericolo sventato. Adesso possono ripartire in velocità. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Traversone di Raul. Sulla destra. Bernardo Silva. Tonali. C'è ancora un po' di tempo prima dell'intervallo. Possono ancora trovare il pareggio. E passa. Può tentare la conclusione. Ma vieni. E con questo grande Raul. Con questi colori è sempre una bella soddisfazione. Passo agile e inarrestabile. Tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico. Non l'ha passata a nessuno e a quanto pare una volta tanto ha fatto bene a giocare da solo. Qui merita tutti gli applausi. Perfetta parità dunque. Beh, il mister non sarà certo contento. Erano passati in vantaggio un attimo fa ed è di nuovo Dovrà lavorare di più sulla concentrazione. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Rafael Leao. No. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Grande. Tonali. Darwin. No. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Battuta lunga. C'è un compagno largo, pronto a ricevere. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Okay. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutti a premere un tè caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Squadre nel tunnel dopo un primo tempo che ha visto un gol per parte. Gara ancora in perfetto equilibrio. Spero che il secondo tempo sia bello come il primo. Calcio spumeggiante, calcio champagne e azione ripetizione su entrambi i fronti. Dopo 45 minuti che ci hanno regalato una rete per squadra, l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Il risultato è ancora appeso a un filo. Iniziano i secondi 45 minuti. No. C'è il tiro. Un signor gol. No, ieri queste uscite. Vabbè. È così, nel bene e nel male. Io, a me piace un portiere e non c'ho problemi. C'erano troppi giocatori sulla traiettoria.
L'estremo difensore ha visto la palla troppo tardi, non poteva arrivarci Fabio. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Rafael Leao. Romario ci prova con un pallone profondo. Pericolo, errore qui, pallone sprecato. Pallone può provare. Che è fuori Messi. Gioco. In fuori gioco. Dannazione. Pallone interessante in verticale. Passaggio splendido, una al tiro. Ma vieni, mamma mia, Son, quanto mi piace questo giocatore. Lo adoro. Hanno mollato un po' il colpo dopo aver segnato e hanno iniziato a difendere in maniera un po' pigra. Loro invece ci hanno creduto subito e hanno schiacciato il piede sull'acceleratore. Un pareggio immediato e meritato. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Il mister starà ridendo sotto i baffi. La sostituzione ha avuto proprio il positivo che sperava. Se passava. Nuovamente in parità. Non bravo Raul. Mai. Si sono disuniti dopo aver segnato e sono stati puniti subito. Complimenti agli avversari, che reazione da grande squadra. Salta e colpisce di testa. Sempre fuori, sempre fuori. Sfortunati qui. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. The attendance for this match was 70,987. Benacer. Alexandre Pato. C'è l'opportunità per il contro. Vai. Dalla dei piedi. Cerca il tiro. Sì. E adesso possono tornare a controllare il match. È uscito vittorioso da questo duello. Non c'era alcun dubbio che avrebbe segnato. Fa sembrare facile tutto quello che fa. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Vede lo scatto e cerca la profondità. E questo non è il rigore, vabbè. Era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Intervento provvidenziale. Compagni, tenta la conclusione. Ha segnato. Due gol di scarto tra loro e gli avversari adesso. L'esultanza personale di Romario è tra i più brutti in assoluto, una tristezza ne mette. Un gol cercato con la tenacia. E si riparte con due gol di vantaggio. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo. Ha un'ottima visuale dello specchio della porta. E questa può essere un'occasione fondamentale per chiudere magari la partita. Ecco il tiro! Roberto Carlos! Vantaggio, si spegne la luce per gli avversari. E dai, fammelo rivedere avversario. Che giocata, gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. Tre gol di vantaggio e risultato in tasca. Beh, l'inerzia della partita adesso è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Prova a darla profonda nello spazio. Palla tra le linee. Sospiro di sollievo sugli spalti. Che soddisfazione segnare a canna. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica. Doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Sceglie di andare per vie verticali. Alexandre Pato si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso.
C'è la palla lunga in avanti. Alexander Pato. Pato. Cross di Alexander Pato. Un intervento impeccabile. Prova con la palla. Vai. Ecco il lancio. Si riprenderà con una rimessa laterale. Capisce tutto e interviene con sicurezza. Bernardo Silva. Oggi ha già fatto segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori. Può vedere la porta da lì. C'è il colpo di testa. Occasione fallita, è stato sfortunato qui. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Bennacer la gioca a sinistra. Supera il diretto avversario. Riceve la palla. Errore qui, pallone sprecato. Ah. Bernardo Silva. Oh, no. Splendida respinta. No, io volevo passarla a Messi. È andata a Messi. Occasione per il contropiede. Ah. Bennacer. Il guardalinee alza la bandierina, sarà rimessa con le mani. Conservano il possesso, vogliono evitare rischi inutili. Neuer interviene comodamente. E vai. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. Vittoria sul campo e grandissima gioia per la promozione. Una giornata memorabile. Già, sono contento. Non prendo premi, ma sono contento di essere tornato a lì. In 7 partite, però ce l'abbiamo fatta. Eccoci qua. Dai, al prossimo video dove riprendiamo la nostra corsa dalla divisione 4.